Qual è stato il suo ruolo nell'amministrazione Obama nella campagna e in questo primo anno di mandato del presidente USA? I had a very peripheral role in the campaign. Ho avuto un ruolo soltanto periferico, ero un sostenitore, oltre che essere stato in precedenza amico di Obama all'Università di Chicago. E ho fatto qualche discorso, ho tenuto qualche discorso per lui durante la campagna elettorale e ho dato dei consigli quando mi sono stati chiesti. Quali sono le posizioni del governo americano sulla libertà nella rete? Well, in principle, the government's position is that they support internet freedom. And of course they have In linea di stood up for internet principio, freedom la posizione del governo americano è quella di sostenere la libertà su internet. Quando però si va nel dettaglio dei vari aspetti di internet, privacy, diffusione della banda larga, allora emergono posizioni diverse e non c'è ancora una politica chiara del governo. access and broadband penetration. And I think that's something the administration still has to develop. Che cosa ne pensa della sentenza italiana che ha condannato Google per aver consentito che fosse postato su YouTube un video di un ragazzo portatore di handicap di cui si fanno beffe gli amici? Cioè, i provider, secondo lei, devono controllare i contenuti che circolano nelle reti? E più che devono, possono tecnicamente farlo o potranno farlo tra poco? It's not technically feasible to have an open internet which invites No, non è anybody to privilege, tecnicamente possibile, creativity or common good, compenetrare le due esigenze, and internet have the libero e network identify and filter common forme good. di controllo sul materiale che circola So in regulations internet. like Dove this, questo prosecutions like avviene, this, la will conseguenza basically avviene force all'interno di that giurisdizioni division of the internet restrittive, la to conseguenza è shut che down, internet at non è least più inside libero. of jurisdictions where the law is effective to control that behavior. So, Questo rules like this will costringe i force providers a scegliere in quali companies to choose realtà where vogliono they can operare, make quindi certain dove possono spreads essere più o that would meno radically liberi e change quali the elementi e character servizi of offrire the type nei of vari creativity paesi. and innovation that's happening in the context of the internet right now. Well, it's not for me to be Non sta a against me Italian criticare le companies, sentenze della magistratura italiana, ma mi but sembra I che la will say sentenza that it sia seems to me incoerente inconsistent con with the principle of principi freedom che stanno that I nell'ordinamento understood were giuridico also a part of italiano, American principi di common law. libertà. Di And it creatività e di libera represents espressione che a l'ordinamento picture of the italiano future accoglie which is e che in radically questo caso invece con inconsistent questa sentenza with the sembra vision of the disattendere, internet that's quasi being fosse in developed in other contraddizione con se countries around the stesso. world. Lei ha scritto un libro che si chiama Remix, in cui parla del valore della condivisione e mi sembra di aver capito che secondo lei c'è una differenza tra l'economia di mercato e l'economia della condivisione. Secondo lei, noi con ogni probabilità genereremo economie ibride. Che cosa vuol dire con questa parola? E crede che l'Europa sia pronta per questa economia, cioè per questo nuovo tipo di economia? Well, I don't know whether sharing is more important than commerce on the internet, but I do think Non that the penso internet che makes possible l'economia the sharing in economy, which condivisione sia could necessariamente più importante del commercio su much more internet, successful però le and società, le sustainable aziende, le than other imprese che businesses. operano su internet And chiedendo a utenti e businesses, to the clienti di extent that they aggiungere can valore in inspire qualche their modo, users and their partecipando customers valore alle to loro attività, participate sono quelle che hanno in sicuramente più adding value successo e back quelle to che hanno the concept sicuramente that più I call futuro. algorithm, will E be more è la successful, posizione di more profitable Microsoft che ho than businesses ascoltato that fail. personalmente nel Now, 2007, that view espressa was the view dall'amministratore expressed by delegato. Microsoft Che CEO poi, Steve se poi Ballmer l'Europa è just pronta o no, IBM se poi questo CEO sarà 2007, possibile, no, e come, in he quali said forme every sarà successful possibile, internet domanda business difficilissima alla quale non sono in grado di will be in rispondere. this sense a hybrid. Se l'Europa è pronta o So, no, non lo so, ma se but non è pronta per it's the questo, vuol dire che natural non è direction pronta the per internet is internet. going. How this works out, hard question. But if Europe is not ready for that type of development, then Europe is not ready for the internet. Qual è il business che funziona quindi in America ora? Cioè cosa si offre ora in America per far business sul web? Well, the internet is Internet è becoming sempre più integral pervasiva in e su every internet si part vende of praticamente di tutto, si regulatory comprano biglietti affairs, aerei, si prenotano alberghi, from buying si books, prenotano flights, both ristoranti, ma online and l'aspetto più electronic, caratteristico e to parking, peculiare è reservations, che internet crea un to ponte tra making il reservations in commercio restaurants, to e l'aspetto increasingly sociale, the way in della which vita degli you uomini.
perché per esempio prenotare un ristorante andando sul sito Help significa non solo trovare un ristorante, ma trovare anche in qualche modo la recensione di quel ristorante. Quindi il sito ti spiega che tipo di ristorante è, quanto si paga, se, come lo giudicano i clienti e così via. Quindi questo è sicuramente destinato ad un enorme sviluppo. Non credo però di poter prevedere che di qui a breve sparirà il mondo fisico, quindi il commercio nella realtà. Quindi secondo lei vanno meglio le idee o i prodotti sul web, cioè i beni o i servizi? But that's the point. These things are no longer. L'aspetto bello di internet è che ha fuso questi due aspetti, non c'è più la differenza tra beni e servizi, perché quando si va su un sito come Amazon.com che vende libri, non soltanto vende libri ma vende consigli, informazioni e riceve anche un feedback dagli acquirenti e dai lettori, quindi non vedo più questa divisione tra beni e servizi. E quali sono, secondo lei, le tre principali minacce alla libertà della rete? Governments, governments and governments. But in different sense. Le tre principali minacce sono governi, governi, governi. Quindi, in primo luogo, i governi che usano internet, a volte anche per motivi di corruzione, per controllare e attraverso lo strumento, per esempio, delle leggi sul copyright, sul diritto d'autore, quindi rendendo più difficile la circolazione delle idee. Sì, in secondo luogo ci sono i governi che invece non intervengono abbastanza per far approvare normative di controllo in tema per esempio di sicurezza di internet. Tanto è vero che in internet si è andata sviluppando in questi ultimi anni una vera e propria infrastruttura criminale, sotto forma di spam, sotto forma di comportamenti criminali, di furti di identità. Su questo i governi sono assolutamente assenti, non approvano nessuna normativa perché la loro attenzione è destinata verso altri lidi. In terzo luogo ci sono i governi che invece non sono inerti anche per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico di internet. Per esempio negli Stati Uniti siamo molto indietro rispetto all'Europa sulla diffusione e la penetrazione della banda larga. And that's simply because the government's attention has been elsewhere rather than focusing on what they should have been focusing on. Certamente, non conosco la situazione dell'Italia, ma sicuramente siamo indietro rispetto a Francia, Inghilterra, Germania, paesi scandinavi, perché è una tecnologia più costosa, però anche estremamente più veloce e noi siamo molto arretrati rispetto a gran parte dell'Europa. Questi scenari di digital warfare, secondo lei quindi saranno queste le nuove guerre, quindi dove al posto dei prigionieri ci saranno i server hackerati, quindi è questo lo scenario che ci aspetta per il futuro? This is becoming an increasingly important part of warfare, not just warfare. Senza dubbio questo è lo scenario che si presenta per il futuro e sarà una guerra non soltanto tra governi ma anche tra organizzazioni non governative, per esempio organizzazioni terroristiche contro governi oppure tra industrie, tra blocchi economici e tutto questo è possibile ed è preoccupante per il motivo che dicevo prima. Perché i governi sono stati assolutamente inerti, non hanno approvato legislazioni adatte a proteggersi e ora siamo molto più vulnerabili di quello che dovremmo essere. Se il governo parte per proteggere il cittadino, poi però non rischia di limitare la libertà nella rete? Sure, there's a difference between freedom and anarchy. C'è una differenza notevole tra libertà e anarchia. Sono sempre stato per la libertà e sono contrario all'anarchia. Le società umane si sono sempre sviluppate, specialmente in democrazia, nel rispetto delle regole. Il rispetto delle regole non fa venire meno la libertà, ma consente anzi di esercitarla. E i governi dovrebbero imporre regole più severe per contenere i comportamenti negativi in rete. E invece essere assolutamente aperti per incoraggiare i comportamenti positivi, specialmente in materia di diritto d'autore e di diffusione delle idee. I'm not an anarchist, I'm a believer in liberty and freedom, and those depend upon proper government regulation.
come cambia il modo di fare politica ai tempi del web? E secondo lei l'obbligo di responsabilità, cioè accountancy, è effettivo o virtuale? Well, I don't yet... Non ci sono ancora esempi reali di una vera e propria trasformazione del modo di fare politica. C'è solo una potenzialità, anche perché la generazione che più usa internet è quella che è più distaccata, distante e cinica nei confronti della politica, cioè i giovani. E il giorno in cui si renderanno conto che questo potentissimo strumento, perché l'infrastruttura già c'è, esiste, può essere usato anche per influire sulla vita politica in senso positivo, e quindi il giorno in cui questa generazione deciderà di usare questo strumento, allora vedremo dei cambiamenti. Finora c'è solo una potenzialità, ma non ci sono esempi significativi di una politica già trasformata dall'uso di internet.